Prendiamo il discorso un po' alla lunga, ma cerchiamo di farla breve. Intanto, burocrazia è una parola abusata e che invece va usata per quello che significa. Che significa governo da parte di un ufficio, insieme di uffici amministrativi pubblici in generale. Il tema della burocrazia come ceto sociale è un tema vecchio e nuovo. Lasciamo perdere il vecchio perché emerge in particolar modo con la formazione degli stati moderni in Europa come tema di riflessione. Adesso, tanto per fare un po' di figura, già Hegel ad esempio poneva il problema della burocrazia in senso positivo, in quanto la vedeva come quell'entità capace di mediare tra lo Stato, che rappresenta l'interesse generale, e la società corporativa della società civile spezzettata e divisa, e quindi una funzione interessante e positiva. Marx ha dedicato poco spazio alla riflessione sulla burocrazia, lo ha fatto solo in occasione della lettura e rilettura del Diritto pubblico di Hegel, dove anche lui fa un cenno al tema della burocrazia, ribaltando la concezione di Hegel, sostenendo che la burocrazia non è la mediazione fra corporazioni della società civile e Stato, bensì rappresenta lo Stato al servizio di determinati interessi di classe. Quindi la burocrazia statale, dice essa stessa, è una corporazione, un ceto che agisce in base a interessi di parte. Il problema è questo, che poi Marx su questa strada praticamente non prosegue e abbandona il tema, che però verrà ripreso sia da quella che viene chiamata la sociologia borghese e poi anche dal marxismo. Ad esempio, per il marxismo e per alcuni teorici del marxismo, eccetera, seguendo questa indicazione abbastanza ancora spuria di Marx, sostengono che il compito della rivoluzione sarà non solo di abbattere la società capitalista, la borghesia, eccetera, ma di combattere anche ogni forma di burocrazia che è presente nella società borghese e che rischierebbe in qualche modo di perpetuarsi anche come amministrazione, ufficio amministrativo nella società socialista. Naturalmente loro vedevano la possibilità di un deperimento della burocrazia stessa come condizione necessaria per l'estinzione dello Stato. Va detto che ad esempio un teorico di importanza, di notevole rilevanza del marxismo, che è Kautsky, che invece aveva della burocrazia un'idea un po' diversa, perché per farla breve sostanzialmente diceva che anche una società socialista dopo la rivoluzione avrà comunque sempre bisogno, essendo complessa, articolata, eccetera, di una burocrazia che contribuisca ad amministrare la società. In questo senso però lui aveva una visione positivista, evoluzionista, positiva del processo storico, dicendo che in qualche modo il problema sarebbe stato superato. La burocrazia non avrebbe più avuto il peso che aveva nelle società borghese capitalistiche, perché la crescita delle forze produttive, la maturazione del movimento operaio in una società socialista, eccetera, avrebbe di molto diminuito il peso, la sua influenza e la sua importanza, riducendosi praticamente unicamente a compiti di amministrazione sottoposti al potere politico del movimento operaio e delle sue organizzazioni. D'altro lato, invece, chi dedicò ampio spazio al tema della burocrazia fu un sociologo tedesco che si chiamava Max Weber. Nella visione di Max Weber la burocrazia è il modo espressivo degli stati moderni, industriali, ed è l'estensione dell'organizzazione efficientista della società, per cui il processo di burocratizzazione, secondo Max Weber, è obbligatorio, e la burocrazia come ceto, qui parliamo in generale, non ancora del sindacato e dei partiti, è un processo inevitabile. Qui il problema è che, secondo Max Weber, questa fase è praticamente insuperabile. Ogni società complessa, dopo la modernità, avrà comunque sempre bisogno di una burocrazia. Ad esempio, lui nei suoi scritti sul socialismo avanza questa teoria, che il socialismo null'altro è che il trionfo di una classe, di un ceto burocratico, in prosecuzione e in continuità, anche se cambiano i termini economici, con la
una società capitalista e la società moderna. Quindi per lui il processo è inevitabile, la differenza è questa, che è inevitabile ed è un processo che conduce all'alienazione. All'alienazione nel senso che, mentre Hegel aveva un'idea ancora legata all'illuminismo, per cui la ragione che guidava la storia e quindi l'efficienza burocratica, il tutto contribuiva, secondo gli illuministi, anche a liberare l'uomo e a renderlo più felice, invece con Weber abbiamo una concezione dell'infelicità, una coscienza infelice della persona, perché la burocrazia è una gabbia impersonale amministrativa, un ceto che tende a conservarsi e autoconservarsi, un ceto che si autonomizza, un ceto che acquista una sua gabbia d'acciaio, come dice lui, irremovibile, immodificabile e non cambiabile e non superabile. La sua definizione più famosa è appunto quella della gabbia d'acciaio, che per lui corrisponde con la razionalizzazione della società. È una forma di organizzazione razionale ed efficiente inevitabile. Però, poi storicamente invece è stato smentito, perché ad esempio non sempre poi la burocrazia si è rivelata la forma più efficace e razionale di organizzazione della società. Ma a parte questo, l'altro grande tema da cui discende quello che ha appena detto Weber è il problema che le forme burocratiche, lui fa tutta un'analisi a partire dalla Chiesa, eccetera, investono nella società moderna anche gli apparati e le organizzazioni del movimento operaio, i partiti e i sindacati. In quest'ottica di gabbia d'acciaio ineliminabile ed obbligatoria, evidentemente la lettura che ne fa è una lettura, possiamo dire, infelice, insuperabile, certo, perché anche qui gli apparati e le burocrazie sono inevitabili, sono una conseguenza di una forma di organizzazione delle masse in una società sempre più articolata e complessa che non può essere superata e che per di più porta al dominio di un ceto professionale, sindacale, politico, amministrativo, sui movimenti di massa e sulle persone stesse. La ricaduta in senso più politico dell'analisi di Max Weber, sempre all'inizio del Novecento, è ad opera di un suo amico, nonché probabilmente un suo allievo, che era Roberto Michels, che applica allo studio del Partito Socialista e dei sindacati dell'epoca le teorie della burocratizzazione e degli apparati, traendone una conclusione molto negativa. La conclusione negativa è questa, che praticamente il fine, che sono le ragioni per cui si costituisce in sindacato, in partito politico, per cambiare la società, eccetera, a un certo punto il fine si trasforma in mezzo e il mezzo prevale sul fine e quindi gli apparati restano, sono eterni e non cambieranno mai. La classe operaia, secondo Roberto Michels, è in grado solo di produrre burocrazie perché non è in grado di andare oltre questo fatto e di fare la rivoluzione e di governare in qualche modo la società. E quindi, come probabilmente una volta mi ha detto Costanzo Preve in un discorso, dice, come la sepia, è come la sepia che secerne l'inchiostro nero. La sepia è il movimento operaio e gli apparati è l'inchiostro nero. E sempre, secondo Michels, sempre gli apparati sono necessari, ma rappresentano anche l'impotenza e l'incapacità dell'autoemancipazione del proletariato. La questione poi viene naturalmente ripresa anche dal punto di vista del marxismo. Il marxismo stesso già all'inizio del Novecento si pone il problema degli apparati sindacali e di partito, fornendo a modo suo delle sue risposte, perché, come è stato notato fin dall'inizio, ve l'ho segnalato, nell'Ottocento il marxismo, eccetera, ha come tema principale soprattutto le classi sociali e la dinamica dello scontro di classe. Però segnalava ad esempio Mandel che invece il marxismo novecentesco ha posto al centro dell'interesse e dell'attenzione l'importanza dei gruppi fondamentali che non sono le classi sociali, che non hanno radici nel processo di produzione, ma che per
anche per questo giocano un ruolo importante, sottolineando il tema del ceto professionale della burocrazia e dell'apparato, a cominciare dalla comparsa nei primi del Novecento. È sempre più evidente che il movimento operaio in crescita, in sviluppo, sia nelle sue forme partitiche che sindacali, tende a usufruire sempre di più di un apparato di funzionari politici, sindacali di vari livelli, con delle dimensioni organizzative notevoli che prima non avevano conosciuto precedenti. Progresso del movimento operaio, la comparsa di organizzazioni di massa politiche e sindacali è praticamente storicamente inconcepibile, se la vediamo nel suo sviluppo storico, senza la comparsa di un apparato di funzionari. Perché questo? Perché dal punto di vista materialistico è un dato che va riconosciuto, è la condizione stessa di vita, di lavoro, di sfruttamento dei lavoratori che non consente loro di lavorare a pieno tempo sia nel sindacato sia nel partito politico, che non consente loro una partecipazione piena, cosciente e totale alla lotta politica e sindacale. Di qui la necessità che crea la funzione, di creare apparati, di creare funzionari, di delegare a qualcuno la rappresentanza e la competenza, soprattutto nel caso del sindacato, in una lotta che tende a parcellizzarsi per gruppi di mestiere, professionali, contratti, legislative, eccetera, che richiede sempre di più una conoscenza tecnica particolare e specifica, una competenza approfondita, per cui c'è la necessità anche della formazione di persone specializzate in questo. Lo sviluppo stesso del movimento operaio e delle sue lotte rende indispensabile quindi la formazione di un apparato organizzativo. La costituzione di questi apparati provocano e accentuano la differenziazione dei compiti. Gli apparati però a questo punto hanno la tendenza a considerare la loro attività fine a se stessa. Le strutture organizzate del movimento operaio, concepite inizialmente come mezzi, tendono a diventare fini a se stessi, in particolare da parte di coloro che si identificano più direttamente con queste organizzazioni, cioè chi ci lavora dentro, chi è funzionario a vari livelli, cioè da parte di coloro che ci vivono in permanenza come membri dell'apparato, funzionari, piccoli burocrati, eccetera. Pregherei sempre solo che il termine burocrazia di non essere inteso come viene inteso oggi in senso moralmente spregiativo e vile, perché dovrebbe essere inteso invece anche in un senso più sociologico, altrimenti ne falso un po' la costruzione, cioè non è un insulto in queste analisi, non è un insulto usare la burocrazia, esprime un interesse, un ceto e un gruppo sociale. L'altra questione ancora che viene affrontata dal marxismo è che dietro il problema della burocrazia vi è quello evidentemente di privilegi materiali e della difesa stessa di questi privilegi da parte di chi li ha acquisiti. Ma quali sono i privilegi di cui originariamente godono i burocrati inizialmente, i privilegi dei burocrati? C'è una distinzione tra privilegi di autorità, di potere e materiali che si intersecano tra loro. Ad esempio, all'origine delle prime forme di apparati, quando cominciano a costituirsi le prime forme organizzate politiche e sindacali del movimento operaio con i suoi funzionari, eccetera, i privilegi possono essere di due tipi. Per l'operaio che lascia il lavoro, spesso era un lavoro faticoso, ripetitivo, noioso, eccetera, diventare funzionario rappresenta pur sempre un'ascesa sociale. Non è un vero e proprio imborghesimento, ma è un'ascesa sociale. Sul piano psicologico e ideologico, diventare funzionari di un partito, di un sindacato, rappresenta un forte attributo di gratificazione sociale, una gratificazione sociale che, nel senso che è positiva, che permette a persone di dedicare l'intera giornata alla lotta politica, al sindacato e alle cause in cui si crede. Già questo, dicono, contiene un germe di burocratizzazione. Chi fa questo lavoro evidentemente vuole poi conservarlo e tende a difenderlo e a non perderlo, proprio per le ragioni che abbiamo detto prima,
per ragioni di ordine materiale, anche ragioni di ordine psicologico e di gratificazione. Fare il rivoluzionario di professione per uno che vuole farlo è una grande gratificazione inizialmente, e quindi tende a perpetuare questo, così come tende a non ritornare a fare un lavoro ripetitivo dedicandosi a pieno tempo al partito o al sindacato. Non va neanche dimenticato che tra questi privilegi che spesso vengono raccontati, non si può neanche dire, quando prima dicevo, non va confuso con l'imborghesimento, perché soprattutto nei primi 50 anni del Novecento di storia del movimento operaio, spesso però fare il funzionario non voleva imborghesimento nel senso di dire una vita comoda, tranquilla e serena, non era automaticamente così, anzi spesso i funzionari di partito e sindacato in diverse situazioni trascorrevano anni in prigione o vivevano in condizioni materiali di appena sussistenza, molto più che modeste. Il problema si ingigantisce e cresce quando le organizzazioni assumono dimensioni di massa e cominciano ad occupare posizioni all'interno della società capitalista stessa, parlamentari, segretari sindacali che negoziano a livello elevato agli alti livelli con le organizzazioni del padronato, e in questo modo si hanno dei movimenti di spinta all'integrazione nelle attività sociali di una società democratica borghese stessa, che chiama, che vuole inglobare, che chiede collaborazione al sindacato, che la chiede agli apparati. Gli apparati si sono rafforzati, si rendono ancora più, e nel processo di collaborazione e di istituzionalizzazione con le forme dello Stato borghese tendono a diventare sempre più indipendenti dalla base stessa che li ha in qualche modo prodotti. Difatti, soprattutto si fa risalire al New Deal, agli anni 30, eccetera, un processo di istituzionalizzazione del sindacato dentro le forme della borghesia, dello Stato borghese, veri e propri inizi di quello che viene chiamata la collaborazione del sindacato con gli istituti dello Stato. Ciò naturalmente può aumentare i fattori che portano all'integrazione cosciente di apparati sindacali, in questo caso, in seno alla società borghese e alla cosiddetta collaborazione di classe, fino a proprie e vere inversioni di orientamento politico nell'aspetto più degenerativo, quello che i sociologi chiamano poi per il sistema delle porte girevoli, per cui uno da sindacato diventa parlamentare, da parlamentare diventa ministro, eccetera. Gli ostacoli dettati dalla coscienza socialista in questo caso vengono sempre meno, i privilegi crescono e si ha l'avvio di quello che si chiama il processo di degenerazione burocratica. È inevitabile il processo di degenerazione burocratica, o comunque segue un apparato sindacale, inevitabilmente segue una progressione che lo porta all'integrazione senza via di ritorno? La risposta è sì e no, perché dipende dai contesti e dalle circostanze e dalle situazioni in cui l'apparato si trova ad operare. Tenga sempre conto che un apparato sindacale è un ceto professionale burocratico-amministrativo che ha una tendenza a conservare e a difendere i propri privilegi, che si muove con tutti i timori e le cautele possibili quando teme di perdere qualcosa, ma non è mai un'espressione di forza autonoma e deve comunque sempre trovare una sua legittimazione nelle masse che lo sostengono e negli iscritti che in qualche modo aderiscono al sindacato che lo sostengono. Quindi gioca un ruolo indipendente, sì, ma anche dipendente, non può separarsi completamente dalle masse che lo rappresentano, di qui quei fenomeni di oscillazione dei comportamenti degli apparati sindacali, che magari vedremo meglio dopo in una casistica più specifica. Bisogna in qua però allora giungere alla conclusione che il proletariato non può emanciparsi, la sua emancipazione è impossibile, che sempre nuove burocrazie sostituiranno le vecchie burocrazie. Questa è una concezione negativa, pessimistica, abbiamo detto prima, di Michels, che smentita spesso, contrastata dal marxismo stesso, perché il marxismo stesso, anche qui, quando si critica la burocrazia, è giusto criticare la burocrazia, però
Sostengono è anche sbagliato, in nome della critica della burocrazia, negare l'importanza e ogni forma di organizzazione. L'organizzazione è necessaria. Dato che l'organizzazione è necessaria, automaticamente in potenza si apre il problema del germe della burocrazia e della possibilità dell'avvio di un processo di burocratizzazione dell'apparato sindacale e partitico. Quindi è una coppia dialettica che procede e che come è un problema reale che va affrontato per quello che è, senza ritornare indietro e senza dire che l'organizzazione in quanto genera burocrazia è da evitare, perché è stato fatto notare che senza organizzazione il proletariato, senza anche le organizzazioni burocratiche, cosa sarebbe il proletariato? Una massa di individui separati, disuniti, con forme di aggregazione primordiali e primitive tipiche dell'inizio della società industriale. Quindi il tema dell'apparato e della burocrazia va preso e affrontato come tale, con delle possibili varianti che cerchino di ridurne la portata e l'ampiezza. Questo tema della possibilità che un apparato si affermasse a governare in nome della classe sociale che l'ha promosso e l'ha spinto in avanti, era già un tema presente in Marx quando scoppiò la Comune di Parigi e la rivoluzione nel 1870 a Parigi. Per cui chi vuole rimanere fermo agli scritti sacri del marxismo, di solito si parte dallo scritto di Marx sulla Comune di Parigi e dalle indicazioni che Marx dà per frenare il fenomeno di burocratizzazione degli apparati che dovrebbero governare lo Stato in nome del proletariato. Sono cose abbastanza note. La prima è la lotta contro i privilegi materiali, con l'idea che i salari dei funzionari non devono superare quello degli operai qualificati. La seconda è l'eleggibilità e la revocabilità di tutti gli eletti a tutti i livelli. E terzo, ci aggiunge la rotazione degli incarichi come misura per evitare appunto che si formino dei gruppi ereditari della posizione burocratica. Questo è solo una parte, perché la burocrazia, abbiamo detto, il tema della burocrazia verrà affrontato per forza di cose all'inizio del Novecento, proprio perché è un tema in sviluppo. Le organizzazioni crescono soprattutto da Rosa Luxemburg, da Trotsky e anche da Lenin, con delle risposte di tipo particolare. Ognuno di loro affronterà questo tema e darà la sua risposta. Ad esempio è interessante la risposta l'analisi di Rosa Luxemburg, che vive il contatto con la socialdemocrazia tedesca e che ancora prima di Lenin ha piena coscienza, già prima della prima guerra mondiale, di cosa si sta formando nella socialdemocrazia e negli apparati sindacali. Ad esempio Rosa Luxemburg appunto segnala, soprattutto per gli apparati sindacali, la specializzazione estrema, dettata anche da attività rivendicative a vari livelli di una società sempre più complessa, una specializzazione del sindacalista che lo conduce ad avere una ristrettezza dell'orizzonte politico, una specializzazione sempre più connessa con le lotte economiche spezzettate, che portano facilmente i funzionari sindacali al burocratismo e anche a una ristrettezza di veduta, la perdita degli interessi generali e la ristrettezza di veduta relativa all'obiettivo rivendicativo, alla categoria e alla specializzazione. Dice: tendenze che possono diventare fatali per l'avvenire del sindacato, la tendenza a sopravvalutare l'organizzazione che da mezzo in vista di uno scopo si trasforma in fine, il bene supremo a cui subordinare gli interessi della lotta. Per cui la burocrazia tende ad identificare se stessa come il fine e quindi a difendere, nella difesa del sindacato, degli apparati eccetera, a difendere anche le posizioni acquisite, quindi confondendo quello che inizialmente era uno strumento per raggiungere un fine che adesso diventa un fine, il mantenere e salvare l'organizzazione e l'apparato.
Difatti, gli atteggiamenti quali sono? Si indietreggia, descriveva la Rosa Luxemburg, si indietreggia davanti a ogni rischio un po' grave, a pericoli e timori per l'esistenza dei sindacati, davanti all'incertezza che può aprire un'azione di massa rivoluzionaria. Cioè lei ha presente una situazione nella quale dice il sindacato è di freno alla lotta quando c'è una situazione rivoluzionaria, perché una situazione rivoluzionaria pone il rischio di giocare la partita a tutto campo, o si vince tutto o si perde tutto, e quindi l'apparato sindacale burocratico è timoroso, non vuole correre questo rischio, tende a frenare, tende a controllare, soffocare, controllare l'azione di massa e la rivoluzione, non vuole sbalzi, ha paura di perdere ciò che ha acquisito. Lei parla di una situazione rivoluzionaria, ci sono anche altre situazioni che vedremo dopo, nella quale invece c'è un po' il problema opposto, nella quale il movimento non solo non è rivoluzionario ma è molto debole, e in questo modo l'apparato sindacale a modo suo è più forte ancora. È più forte ancora, però anche qui, certo, essendo più forte ha bisogno di, può cercare di essere legittimato a questo punto dalle forze istituzionali, dalla collaborazione con le istituzioni borghesi, come è accaduto. Le istituzioni borghesi che riconoscono la sua funzione di controllo e di dominio su una classe debole. Quando però, anche recentemente volendo, è una dinamica oscillante, quando però, come è accaduto recentemente, le istituzioni tendono a delegittimare anche il sindacato e in qualche modo la base insorge, protesta, crescono le correnti di sinistra, di opposizione, il borbottio, eccetera, ecco che l'apparato ha di nuovo bisogno in qualche modo di esprimere una sua legittimità, una sua funzione, una sua ragion d'essere. La ragion d'essere qual è? La rilegittimazione della sua funzione. La rilegittimazione della sua funzione è quella che avviene attraverso lo sciopero, l'indicazione dello sciopero, eccetera. Tutto questo non è negativo, è positivo. Lo dico francamente, è positivo, perché se non ci fosse questo non ci sarebbe neanche quel minimo di coscienza di classe che ancora esiste in mancanza di queste cose, non ci sarebbe neanche questo. Questo è l'atteggiamento. Il problema, e poi qui eravamo rimasti a Rosa Luxemburg, il problema viene ripreso ancora di più da Trotsky, perché è vissuto più a lungo di Rosa Luxemburg e di Lenin, che affronta il problema del sindacato nel periodo della decadenza capitalistica e imperialista, e cioè sul finire degli anni 30. Vi ripeto, però negli anni 30 c'è stato il New Deal, è cambiata la politica economica dei governi, c'è un insieme di cose che porta lo stesso sindacato ad assumere nuove funzioni e nuove proposizioni. Credo di ricordare che lui abbia soprattutto presente, cerchi quando fa questa analisi, ha presente la situazione del sindacalismo americano, dove sempre di più evidentemente il sindacato si integra nelle istituzioni statali borghesi e i sindacati si sottopongono sempre di più alla tutela dello Stato, da lì traggono legittimità, però in cambio devono assolvere due compiti. Da un lato legare a sé la classe operaia, mantenendo così il consenso e contemporaneamente il suo appoggio, che vuol dire anche il controllo su di essa. La seconda cosa è disciplinare gli operai e rendere le loro rivendicazioni compatibili con quelle del sistema. Vi è poi l'altra spiegazione che diede Lenin nel 1920, secondo la quale la burocrazia sindacale partitica avrebbe un'origine sociale ben precisa all'interno stesso del movimento operaio, e cioè lui vedeva nella formazione di quella che chiamava l'aristocrazia operaia, gli operai più pagati, gli operai più qualificati, gli operai più istruiti, una forma di elite, di aristocrazia operaia, e che era la base sociale stessa della nascita dell'apparato burocratico e dei sindacati e dei partiti. Questa concezione di Lenin però è stata un po' criticata per due ragioni. Uno, perché è stato messo in luce che anche nei paesi più arretrati,
dove è meno consistente il fenomeno dell'aristocrazia operaia, ebbene, deformazioni burocratiche degli apparati sindacali e partitici si sono avverate lo stesso. In secondo luogo, storicamente è capitato di osservare che invece sono proprio particolari strati di aristocrazia operaia, più qualificati, meglio retribuiti, che in determinate condizioni e situazioni si mettono loro alla testa delle lotte e non gli operai comuni, i lavoratori comuni più dequalificati. Io vi dico com'è la questione, com'è stata sempre, come si è cercato sempre di affrontare questo problema. Alla fine tratteremo se bisogna stare o no in questi sindacati e come e perché. L'azione degli apparati sindacali, si può fare una storia del sindacato e del modo in cui gli apparati sindacali si sono posti nelle varie conteste, nelle varie situazioni. La cosa è troppo lunga, però possiamo vederla in Italia, ad esempio, a partire dagli anni 80. Gli anni 80 aprono quello che viene chiamata la politica della concertazione. Che cosa avviene negli anni 80? Negli anni 80 abbiamo, vi segnalo solo un fatto che è dirimente, che è importante. È vero che c'è la battaglia, la Fiat viene persa, ma è anche vero che nel 1985 c'è un referendum, dopo che hanno tolto alcuni punti della scala mobile, e questo referendum, che viene fatto per ripristinare i punti tolti dalla scala mobile, si perde per tante ragioni, ma si perde. L'85 segna anche questo, e quindi negli anni 80, non a caso, il sindacato in qualche modo inizia la politica della concertazione, che è la ricerca di legittimare se stessi cercando il consenso che può venire dalla concertazione con l'impresa o col governo, accettando in parte la perdita della propria autonomia, accettando di inserirsi, istituzionalizzarsi tra le forze politiche e sociali statali, governo, partiti, schieramenti politici, imprenditori, che rappresentano tutte quelle funzioni del potere costituito. Il sindacato quindi non è più sostanzialmente in questa fase il mediatore degli interessi tra una base e la controparte, ma sempre più tende a diventare un'istituzione volta a concertare, cioè a collaborare assieme alle altre istituzioni che dominano e controllano la società capitalistica. Infatti, in questi anni i sindacati cedono fette importanti di diritti dei lavoratori, ricevendone in cambio leggi atte a garantire la loro rappresentanza sui posti di lavoro, insieme a considerevoli flussi di denaro e a posizioni di potere all'interno delle istituzioni della società. Il sindacato di oggi quindi si può dire che vive una nuova fase storica, oggi nel senso degli ultimi 20 anni, perché sintetizziamo in questo modo: dopo gli anni dei governi di centrosinistra, dal 92 in poi, dopo gli anni dei governi di centrosinistra, e quindi che segnano l'apoteosi, il punto più alto della concertazione, i governi di centrodestra e quelli di Renzi oggi inaugurano una fase di sganciamento progressivo dalla concertazione, per definire un modello di non relazioni sindacali, più congeniale, il loro modello, quello di Renzi e del centrodestra, più congeniale a politiche liberiste. Il sindacato quindi viene delegittimato dal potere istituzionale e politico stesso, attraverso una politica, vedete cosa dice Renzi, no? Quando dice la CGIL ha proclamato lo sciopero generale, che paura, oppure la CGIL, ce ne faremo una ragione, Susanna Camusso, che è, eccetera, quindi muro contro muro, delegittimazione del sindacato, come nel caso, ad esempio, muro contro muro, come avete potuto vedere, nel caso dell'articolo 18 e dello statuto dei lavoratori. Naturalmente questo è una delle ragioni per cui il sindacato ha reagito.
ha reagito come apparato, perché a un certo punto ha bisogno di una sua legittimazione, altrimenti la sua funzione di essere non esiste più. E dove si va a ricercare la legittimazione? Si va a ricercarla ricorrendo al movimento di massa, di classe, dei lavoratori, che pur sempre ancora c'è ed esiste. E quindi abbiamo quelle che sono le oscillazioni spesso dell'azione sindacale. Il sindacato adesso è stato, in qualche modo, è l'apparato sindacale che ha in qualche modo attaccato da Renzi, dal centrodestra, forse fatto più dispiacere a Renzi che al centrodestra, che in qualche modo per legittimarsi è costretto a comportarsi e a chiamare alla mobilitazione un movimento sociale, di opposizione, politico, dei lavoratori, che è debole e frammentato. Questo oggi è una cosa positiva? Certo che è una cosa positiva, perché se non ci fosse quello ci sarebbe solo la frammentazione, la disperazione e la dispersione dell'opposizione, e quindi è una forma di inizio, di ripresa embrionale di coscienza, e quindi è bene che questo sia accaduto. L'apparato ha svolto una funzione positiva in questo senso qui, in questa condizione. Ci sono state altre condizioni, come ha fatto a volte, come ha segnalato l'altra volta Franco, nella quale invece l'apparato è costretto in qualche modo ad assumersi compiti, rischi, responsabilità che non vorrebbe assumersi, quando invece è in presenza di un movimento forte, rivendicativo, che avanza rivendicazioni non negoziabili, non trattabili. Gli anni 70, 69, eccetera, un movimento che spinge, il quale apparato ha in qualche modo poi la necessità di far proprie alcune rivendicazioni e di portarle avanti. L'apparato di per sé tende alla conservazione, tende al quieto vivere, non vuole rompere l'equilibrio. Tutto ciò che lo attacca rompendo l'equilibrio, sia Renzi sia il centrodestra, ossia un'ascesa della lotta operaia, che in questo caso non c'è o è poca cosa, disturba, perché mette a rischio lo strumento che è stato costruito. Il rischio è sempre quello di perdere tutto, di perdere quindi l'apparato, le posizioni raggiunte, eccetera, eccetera. Ma è un equilibrio continuamente dinamico, non statico, non dato una volta per tutte. Le oscillazioni, saltiamo le oscillazioni sindacali, che più o meno qualcosa è già stato detto, visto che abbiamo parlato di apparati che sono solo parole, cerchiamo di riempire i concetti con dei numeri. Naturalmente io non ho trovato delle cose su Google e su internet, i numeri vanno presi col beneficio dell'inventario, bisognerebbe confrontare più fonti, bisognerebbe anche capire chi è il produttore delle fonti di documentazione. Mi pare che lì però danno un'idea. Oggi che cosa sono i sindacati nel nostro paese? Beh, non sono poca cosa, né in termini di iscritti, né in termini di apparati, né in termini di articolazione reticolare sul territorio e di funzioni che loro svolgono. Voi più o meno sapete che io ho trovato i dati del 2010, la CGIL ha 5.750.000 iscritti, la CISL ne ha 4.500.000, l'UGL è davanti alla UIL, non lo sapevo, con 2.377.000, la UIL è a 2.184.000, poi ve ne sono altri, CONFSAL e altri ancora, per un totale di 1.818.254.000. Il totale di questi sindacati che ho detto adesso ammonta a 16.671.000 iscritti, poi ci sono gli altri sindacati di tutta la baraonda, confederali, conflittuali, extraconfederali, corporativi di tutti i tipi, che in qualche modo radunano 3.176.000 iscritti. Quindi un totale di quasi 19 milioni di persone italiane, di lavoratori italiani che in qualche modo
fanno parte di qualche sindacato. Il dato potrebbe essere impressionante, perché qual è la prima cosa? La popolazione lavorativa del nostro paese non è che ammonti a più di tanto, sembrerebbero che i dati coincidano. Ogni lavoratore italiano sembrerebbe iscritto al sindacato, non è proprio così, perché quasi il 50% degli iscritti ai sindacati sono pensionati, e quindi queste cifre vanno quasi sempre, se si calcolano i lavoratori attivi, non gli iscritti in tutti, vanno divise per due. A questo punto diamo i numeri anche qui della sostanza della cosa. I sindacati nel nostro paese, le entrate. Ecco, le entrate in questo documento che ho trovato sono calcolate con una media di 10 euro al mese per ogni iscritto. Cioè si ipotizza che ogni iscritto paghi in media 10 euro al mese. E quindi la CGIL in questo modo, con 5.700.000 iscritti, tesserati o iscritti, di cui 3 milioni sono pensionati, incamera 680 milioni di euro e ha un apparato, anche qui le cifre vanno prese con le pinze fino a un certo punto, io ho trovato di 16.000 funzionari. La UIL ha, con i suoi 2.184.000 erotti iscritti, di cui 575.000 pensionati, in camera 250 milioni di euro all'anno. La CISL ha 4.500.000 iscritti, di cui la metà pensionati, 540 milioni di euro. Poi questa è la prima fonte di finanziamento, legittima per carità. Poi ci sono i patronati. Sui patronati, ecco qui, il rapporto di contrattazione, integrazione nelle istituzioni, eccetera. I patronati sono i famosi l'Inca CGL, l'Inas CISL, l'Italuil, patronati di cui tutti più o meno ogni tanto facciamo ricorso, ognuno col proprio sindacato. Qui nomino solo i più grandi, ma tutti i sindacati fanno patronato, ci si infilano, nomino i dati più grossi e i sindacati maggiori. I dati sono del 2009 e i patronati nel complesso incamerano 370 milioni di euro per pratiche su pensioni, infortuni, immigrazioni, ammortizzatori sociali, invalidità, previdenza. Sono soldi versati dal ministro del welfare con un contributo in percentuale per ogni pratica che loro svolgono. La CGIL, nello specifico dei 370 milioni in generale, ne prende 85 milioni, la CISL 64 milioni. Poi c'è l'ACLI, la UIL non è menzionata, non lo so, l'ACLI 40 milioni ed è questo. Poi, altra cosa, attraverso i patronati, quello che è interessante, nei patronati lavorano per la CGIL 1723 dipendenti, per la CISL 1100, ACLI il numero è 5000, però dicono ci sono anche i volontari inclusi, quindi non è ben dettagliato come gli altri. E va notato che i patronati sono i punti strategici per il tesseramento, cioè si calcola che molte tessere che fanno i sindacati passano attraverso la fornitura di questi servizi sotto forma di patronato, che poi vuol dire che semplicemente se ti rivolgi al patronato e non sei tesserato ti dicono sì sì, però prendi la tessera sostanzialmente, e quindi una parte del tesseramento avviene attraverso questo. Poi ci sono gli uffici vertenze, ma sono tutte cose legittime, io non vorrei fare una cosa che getta scandalo per unirmi al coro imperante dell'antipolitica e del disprezzo per il lavoro sia sindacale che politico. Ci sono gli uffici vertenze, anche qui gli uffici vertenze aprono vertenze e contenziosi, sono entrate volontarie e per ogni causa vinta il sindacato, dice l'articolo, va il 10% della causa, di quanto si ottiene con la causa. Poi ci sono i CAF, che è una tariffa, il CAF tutti sapete che cosa sono, una parte viene pagata dall'utente stesso che vi fa ricorso, poi ci sono i contributi pubblici per ogni pratica che dà lo Stato e che ammontano a circa 200 milioni annui. Poi c'è l'ISE, che riceve dall'INPS, l'ISE è un modello di dichiarazione dei redditi, eccetera, dall'INPS 102 milioni all'anno per svolgere queste pratiche di calcolo dei redditi, per ottenere riduzioni, eccetera, eccetera. Poi ci sono gli enti bilaterali, che sono delle forme
che riguardano le regioni e le province e riguardano 89 categorie di lavoratori. Queste forme bilaterali sono composte da sindacalisti e imprenditori, ma in meno di 3 sindacalisti per ogni struttura provinciale e regionale, per ognuna delle 89 categorie, qualche migliaio di funzionari pagati dalle aziende e dai lavoratori. CGIL e CISL e UIL sono poi anche tra i fondatori della vecchia Unipol, che oggi è diventata una holding finanziaria che si chiama UGF, assicurazioni, banche, fondi di investimento, leasing. Per un altro dato sorprendente, un po' di sommatoria generale, però fatto da una persona che non dovrebbe essere avversa al sindacato, in quanto è Bruno Manghi, un esponente storico della CISL, eccetera, eccetera, che oggi è a capo del centro fiorentino della CISL e fa ricerche, lui afferma in una dichiarazione che oggi, però facciamo attenzione a cosa dice, perché dice delle cose vere ma vanno prese attentamente, ci sono 700.000 persone, che non vuol dire tutti i funzionari, tutti i stipendiati, a tutti i livelli, delegati, dirigenti, membri di commissione. Mi sembrava però interessante questa cifra per vedere, al di là dell'apparato dei funzionari, dei dipendenti, di quanti sono, eccetera, dei burocrati, meno burocrati, a tutti i livelli, quanto fosse poi la parte viva anche dell'attività sindacale impersonata nelle persone, quante sono le parti vive che fanno vivere il sindacato, nel bene o nel male, secondo il punto di vista, nei vari luoghi. E questa cifra di 700.000 persone mi pareva interessante e da mettere in luce. Detto questo, concludiamo con la linea finale: bisogna stare o non bisogna stare nei sindacati, soprattutto in quelli di massa, che è l'eterna questione che ci si pone da quando esistono i sindacati, il movimento operaio, che noi stessi ci poniamo spesso tra mal di pancia, eccetera, e con scelte sovente diverse. Io stesso, ad esempio, non sarei molto in linea, ecco, con queste cose qui, perché sarei in linea se tolgo i sindacati di massa. Se tolgo i sindacati di massa, anch'io lavoro nel sindacato, quindi sono in linea, bisogna stare nei sindacati, sì, ma se si mettono a parlare di massa, vabbè, sono fatti miei. Comunque, se bisogna stare o non stare nei sindacati, e la questione è questa: certo, bisogna criticare l'aspetto burocratico, quello è un bene, ma al tempo stesso va colto l'aspetto che il sindacato permette ai lavoratori di affermare un minimo di coscienza di classe in una società capitalista molto potente. Il sindacato è oggettivamente, grande o piccolo che sia, meglio se grande, l'espressione di una forza dei lavoratori in sé oggettiva e potenziale di fronte ai padroni. Quando si dice che gli apparati sindacali tendono a diventare istituzioni di assistenza sociale, e avete visto i dati che vi ho citato prima, che servono a risolvere problemi di pensione, assegni familiari, eccetera, è senz'altro vero. Ma non si dimentichi che se questo apparato non esistesse, gli operai, i lavoratori sarebbero condannati a cercare di risolvere i loro problemi in modo individuale. Il rapporto di forza sarebbe a loro più sfavorevole e non darebbe possibilità di successo. Il duplice aspetto della burocrazia sindacale è fondamentale, altrimenti, abbiamo visto prima un po' le contraddizioni, no? La burocrazia sindacale è un duplice aspetto, ok, dialetticamente duplice, altrimenti dice, come si spiega che i lavoratori che fanno da decenni l'esperienza pratica del tradimento dei loro apparati, soprattutto nei periodi rivoluzionari, rimangono attaccati a queste organizzazioni? Perché spesso i lavoratori sanno, per esperienza, può piacere o non piacere, che malgrado i loro, tra virgolette, tradimenti periodici, i sindacati svolgono un ruolo quotidiano di opposizione alla società e che non è nel loro interesse abbandonarli. Questa premessa di carattere generale si fonda su quello che hanno detto ad esempio personaggi come Lenin e Trotsky. Lenin nel 1920 si rispondeva a una domanda: devono i rivoluzionari lavorare nei sindacati reazionari? Sottolineo reazionari, era il testo del 1920.
estremismo, la tienfattia del comunismo, vabbè, questo è secondario. E Lenin più o meno dava queste risposte. Non lavorare in seno ai sindacati significa abbandonare i lavoratori all'influenza dei loro capi, se sono reazionari, dei capi reazionari. Poi Lenin ha un linguaggio sempre molto colorito e diretto. Non si devono quindi temere le difficoltà, gli intrighi, le insidie, le offese e le persecuzioni da parte dei capi e dei burocrati, e lavorare assolutamente là dove sono organizzati i lavoratori. Sopportare qualsiasi sacrificio, sormontare i maggiori ostacoli per svolgere propaganda e agitazioni sistematiche proprio nei sindacati, nelle leghe dove si trovano gli operai e i lavoratori. In caso di bisogno ricorrere anche ad ogni genere di astuzie e di furberie, di metodi illegali, alle reticenze, all'occultamento della verità, pur di introdursi nei sindacati e rimanere in essi, compiervi un lavoro comunista. 20 anni dopo, credo, senza dirlo, Trotsky diceva la stessa cosa, anche se i sindacati dopo il New Deal erano, secondo lui, ancora più integrati nel sistema imperialista e capitalista, però diceva: noi stessi non possiamo scegliere le condizioni della nostra attività a secondo di quello che ci piace, noi possiamo rinunciare alla lotta, non possiamo rinunciare alla lotta dentro i sindacati, dobbiamo starci con le nostre parole d'ordine. Indipendenza dei sindacati nei confronti dello Stato e dei padroni e democrazia sindacale dentro l'organizzazione. Questo era quanto diceva, no? Quanto dicevano loro. Il problema è ancora oggi quello, tanto è vero che queste cose che facciamo stasera e che abbiamo fatto prima con Franco, in fondo hanno sempre per tema il sindacato, bisogna stare, non bisogna stare, in che modo e come e perché e peraltro. Peraltro dentro i sindacati sempre abbiamo visto, ci sono state opposizioni di sinistra, eccetera, che hanno anche lì conosciuto delle oscillazioni più forti, meno forti, a seconda del momento, della contingenza. E quindi l'indicazione è comunque sempre quella che nel sindacato bisogna starci. Poi c'è un altro grosso problema che qui non è stato affrontato: quando è che si devono costruire nuovi sindacati, quando è che è il caso di costruire nuovi sindacati, quando è che è il caso di abbandonare i vecchi sindacati. È un tema spinoso che non ho affrontato, Non l'ho preso in considerazione. Questo non vuol dire che non siano nati dei nuovi sindacati e che qualcuno abbia fondato dei nuovi sindacati, non solo negli ultimi 30 anni, ma già prima, già ancora negli anni precedenti. Il dibattito all'interno del marxismo è sempre stato questo: bisogna fondare dei sindacati, in alcuni casi sì, ma il criterio di fondo che spesso usavano era questo: dipende dal seguito di massa che tu hai, soprattutto se fai un sindacato. Se il seguito di massa non è così cospicuo, devi essere più cauto nel lanciare questa nuova idea di organizzazione sindacale. Il discorso è un po' diverso dalla politica e dal partito politico, che può assumere altri toni. Il sindacato non è un partito politico, è un'altra forma di organizzazione e quindi richiede criteri di valutazione diversi nel caso di decidere se rompere, non rompere, uscire, non uscire, che fare, stare, farne uno nuovo e quale, come, perché, con chi, con quali forze.